sono troppo unito a guardarvi in faccia perché avete veramente delle brutte facce. Allora, avete di una delle persone, me le sognerò questa notte, soprattutto qua davanti. Allora, in questo paese ci sono tante brutte persone, oltre a voi. Voi pensate che secondo il Censis, e ne ha parlato Repubblica e loro sono stati sconvolti da questo, secondo il Censis il 67,1% degli italiani è convinto che il potere in Italia sia concentrato nelle mani di un gruppo ristretto di persone. Pensa che pazzi! Non lo sanno che in Italia il potere è equamente distribuito su tutto il popolo? Il potere anzi è del popolo, perché noi viviamo in democrazia, giusto? Ma ragazzi, se c'è scritto su Repubblica non può che essere vero. Però attenzione, voi brutte persone avete una fortuna, cioè essere governati dal figlio di Dio in terra. Come chi è? È Mario Draghi che è figlio di Dio sceso in terra. Assolutamente sì, perché ne stanno parlando in questi giorni, si stanno chiedendo su tutti i giornali, come se nulla fosse, ma Mario Draghi potrebbe sedere a Palazzo Chigi e contemporaneamente anche sul Conte? Sì, anche al Vaticano. Ma perché no? In galera sono! Anche al Vaticano. Ma come in galera? Un membro di Club Bilderberg! Ma questa è, lei è blasfema! Lei è blasfema, mi scusi, eh! Libri è gratis a ogni una biblioteca! Ah, legge pure? Sì! Lì non la prendere, questa legge pure! Mentre voi siete qui a divertirvi, perché non avete niente da fare, Mario Draghi, che è un grande stacanovista, lui ha fatto soltanto una crociera in vita sua, nel 92. Una. Sì, è il coso. Sono Britannia. Però io sono qui a portarvi un messaggio di speranza, non di Roberto, ma di speranza. E cioè che Mario Draghi vi ha detto a tutti voi, anche a me, che è pronto a riaccoglierci nella sua società. Forse una SPA, comunque è una società. Vabbè, è una bella società quella che ha messo sui piedi. È bella, piena di ipocondria, la delazione, la paura dell'altro, la mascherina per fare sesso. È una società straordinaria, lui è pronto ad accoglierci in questa nuova società e noi siamo qui invece contro questo grande uomo di Stato. Vedete, c'è un principio, ora noi possiamo ridere e scherzare, ma la realtà sarà sempre oltre. C'è un principio che noi dobbiamo difendere, che è ancora più preciso di quello della libertà. Qual è questo principio? Prima ha parlato la dottoressa, vi ha detto 40 anni fa ha cominciato l'aziendalizzazione della sanità. Scusate, oggi siamo nel 2021. Quanto fa 2021 meno 40? Cos'è successo nel 1981? Il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Il principio che dobbiamo difendere sempre è quello della sovranità. Noi non siamo più sovrani come popolo e come singolo individuo. Non siamo sovrani del nostro Stato e non siamo sovrani del nostro corpo. Perché chi ci sta dichiarando guerra è la stessa persona, è lo stesso potere che ci ha portato nell'Unione Europea e nella moneta unica. Lo stesso potere che ha fatto firmare l'Italia Maastricht. Lo stesso potere che ha inserito le riforme Treu. Lo stesso potere che ha messo il pareggio di bilancio in Costituzione. Lo stesso potere che ha voluto la riforma Fornero. Lo stesso potere che ha voluto il Job Act. Perché sono le stesse identiche persone che rispondono alla stessa identità, identica squallida e criminale visione di mondo, quella neoliberista e globalista. E noi a questa visione di mondo dobbiamo anteporre la nostra visione di mondo. Ma io vi faccio una domanda, qual è la nostra visione di mondo? Perché noi fino a questo momento abbiamo detto no, no euro,
no Unione Europea, no Green Pass, che non è semplicemente una misura vergognosa, è una misura che si definisce con un unico termine, nazista. Il Green Pass è una misura nazista. Punto. Senza girarci tanto intorno, è una misura un po' è nazista, punto. Ma gli antifascisti stanno dalla parte dei nuovi fascisti, ma c'era chi aveva già previsto questo tanto tempo fa e poi l'hanno anche ammazzato. Comunque, detto questo, noi dobbiamo capire che alla loro visione di mondo dobbiamo anteporre la nostra visione di mondo, perché dall'altra parte sono molto precisi. Siete mai andati sul sito del Forum di Davos? Del World Economic Forum di Davos? Andate sul sito e ve lo dicono in faccia al primo punto: non possederai nulla e sarai felice, la fine della proprietà privata, tutto il resto, compresi i vostri diritti, saranno a prestito e a tempo. E vi stanno già abituando a questo, ragazzi. Il vaccino non è il punto di arrivo. Il Green Pass non è né la fine né l'inizio, è un pass, uno dei tanti che abbiamo fatto in questi anni, ci hanno portato a questa situazione. Perché i problemi non nascono 2 anni fa. Loro piano piano hanno cambiato la testa delle persone con la cultura, con le serie TV, con i libri, con i film, con i costumi, con il linguaggio, e quando è arrivata questa follia, la maggior parte delle persone era pronta già ad accettarlo, ma molto prima che arrivasse. Hanno lavorato maledettamente bene, benissimo. Guardate quanti vostri amici o quanti vostri parenti, persone che fino a 2 anni fa consideravate anche magari parecchio intelligenti, le avete viste cambiare in poco tempo, trasformate in zombie. In fanatici religiosi, ma pensate che sia tutto successo in poche settimane? Erano già pronti, perché il virus era già in circolazione, e non è quello del Covid, è quello del neoliberismo, ed erano già pronti a diventare quella massa di lobotomizzati che sono diventati e che fanno così tanta paura. Fanno paura perché fino a poco tempo fa sembravano persone normali. Eppure noi siamo qui sotto la pioggia a dimostrare cosa? Che è vero che siamo pochi in questo momento, ma come diceva Shakespeare, noi pochi, noi felici pochi. In questo momento, e lo dico a tutti voi, da qualsiasi parte voi veniate, siate orgogliosi di voi stessi. Perché di questo momento voi racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti. Racconterete che nel momento in cui tutti sembravano impazziti, voi eravate lì sotto la pioggia a ricordare: io sono un essere umano. Siccome i singoli individui sono sovrani. Sovrano significa scegliere la propria strada senza che qualcun altro te la imponga. Che significhi fare una riforma economica o che significhi iniettarsi qualcosa nel proprio corpo. Io sono sovrano di me stesso, nessuno decide per me. Questo è il concetto chiave che dobbiamo sempre difendere. Non è un caso che quest'ultima scalata alla democrazia sia stata portata avanti da uno come Mario Draghi. Mario Draghi fa quello che fa da tutta la vita. Cosa fa Mario Draghi? Mario Draghi è un liquidatore. Mario Draghi è venuto qui a svendere lo svendibile. Esempio al volo: appena arrivato lui, giù all'Italia. Si sta parlando in questo momento del fondo KKR americano, che è pronto a prendersi il 100% della TIM, che era stata già privatizzata negli anni 90 proprio da gente come Mario Draghi e Romano Prodi e Guido Carli e tutta questa gentaglia. Ma ce ne sono tanti altri di esempi. Lotto Melara, ad esempio, della Leonardo, sono esperti nella tecnologia missilistica. Beh, non so quanti di voi sanno, in questo momento c'è un consorzio franco-tedesco che è un passo da prendersi questa parte di Leonardo, che è un asset strategico a tutti gli effetti.
eppure sono ad un passo dal liquidarlo. La differenza con la Grecia è molto semplice, la Grecia è piccola, è un bocconcino, noi siamo un piatto da prima portata, l'Italia è ricca ed è molto più ricca di quanto voi tutti pensiate, noi non siamo piccoli, ci hanno convinto di essere piccoli, non cadiamo mai nell'autorazzismo, nel dire ma gli altri, i francesi, i tedeschi, non è vero un cazzo, scusate. Noi siamo un popolo che è stato convinto ad odiarsi, perché così facendo ha finito per accettare ogni angheria ai suoi danni. Perché l'italiano dice, ma se io faccio così schifo è giusto che qualcuno mi dica cosa fare. È giusto che qualcuno mi dica come spendere, se spendere, quando spendere i miei soldi. Ed è così che arriva il Recovery Fund. Il Recovery Fund è uno dei tanti cappi in cui il nostro paese ha messo volontariamente la testa, perché siamo in mano a una classe politica di traditori. Allora, il momento della costruzione. Io non sono qui a darvi quella che secondo me è l'unica strada possibile. Forse questo è il momento di scegliere più strade possibili, è il momento di allargarci, perché noi spesso parliamo a noi stessi. Io sto parlando ad un pubblico che so che al 99,9% la pensa come me, e mi fa piacere, perché ho grande rispetto per tutti voi, davvero. Ma quello che dobbiamo fare per ingrandirci è parlare ad altri magari. E lo so che è maledettamente difficile, ma ci dobbiamo provare. Perché al di là di quei lobotomizzati che non si possono fermare, quelli che mi vengono a scrivere, io non ti auguro di finire in terapia intensiva, ma qualora succedesse, no? Al di là di questi che sono veramente, e al di là di tutti le capiedi, Zerbini, di La Sette, Mediaset, Rai, lasciateli perdere. Al di là di questo ci sono milioni di persone che hanno solo paura. Hanno paura perché non vedono l'alternativa. Quell'alternativa gliela dobbiamo dare noi, gli dobbiamo far vedere che esiste un mondo diverso, un mondo dove non c'è solo la paura, un mondo dove le persone possono vivere da libere e non da schiave. Ma questo mondo glielo dobbiamo far vedere con le parole, con la cultura e con l'amore anche verso il prossimo, per quanto sia maledettamente difficile, e lo so. Ma ci dobbiamo provare, perché c'è tanta gente là fuori che aspetta solamente che qualcuno gli prenda la mano e gli dica non è scritto che debba essere così. Non è scritto da nessuna parte che debba essere così. E vi dirò di più, prima vi ho parlato del World Economic Forum di Davos. So che molti di voi pensano, ormai è già stato tutto deciso, no? A Davos ormai hanno già deciso come sarà il mondo. Nella loro agenda del 2030, poi ci siamo accorti che non è proprio 2030, è 1930, che è un po' diverso. Beh, non è stato ancora tutto deciso, i popoli possono ancora scrivere la storia, perché l'hanno sempre scritta i popoli. E allora torniamo popolo, torniamo orgogliosi di noi stessi e scriviamo questa maledetta storia, un'altra storia, la nostra storia. Non voglio tediarvi ancora a lungo, vi dirò solo, io qui oggi ringrazio per questo invito, io rappresento Pro Italia, che è un gruppo nato da pochissimo, e lo dico agli amici di Ancora Italia, questo è il momento dell'unione, il momento della fratellanza, perché siamo commilitoni nello stesso esercito, nella stessa trincea, per la stessa battaglia, nella stessa guerra. Ma quello che dobbiamo fare in questo momento è trovare nuove strade. Quindi ognuno di voi, quando tornerà a casa, non vi dico la cosa del date uno schiaffo a vostro figlio, ditegli lo schiaffo della Pfizer, no? Ognuno di voi quando tornerà a casa si ponga questa domanda: come posso nel mio ambito, nel mio mondo, nella mia branca, arrivare ad altre persone? E anche solo se ne arriverete a una sola, avrete fatto più la differenza, più questa cosa farà la differenza
più di tutte le riunioni e di tutti i Zoom e di tutte le interviste e di tutti i meme, gli articoli, i video di questo mondo, perché sono le persone a cambiare le cose e abbiamo bisogno di tutte le persone possibili. Grazie.